Diversi film girati nel secondo dopoguerra, diventati simbolo del cinema neorealista, sono stati realizzati nel nord Italia e in particolare in Piemonte. Lo hanno ricordato i relatori della tavola rotonda che si è svolta a Palazzo Lascaris. Dal notissimo Riso Amaro, girato nel Vercellese, a Il Bandito e Persiane Chiuse, sino ai film comici di Macario. Torino e il Piemonte appaiono teatro delle tragedie della guerra, dei problemi del dopoguerra e delle speranze verso un futuro migliore. In Piemonte il cinema neorealista è strettamente collegato alla grande attività della Resistenza. Il Piemonte è stata una delle regioni nelle quali la Resistenza è stata più dura, anche più radicata nel popolo. Si parlerà di grandi capolavori, ma anche di piccoli film, come Aldo dice 26 per 1, che è un film girato praticamente subito dopo la liberazione, commissionato dall'ANPI e girato da un regista torinese che si chiama Carlo Borghesio. Quindi è un fenomeno veramente molto diffuso, quello del cinema che ha a che fare con il neorealismo e la Resistenza in Piemonte.